Hola! Ciao a tutti. Allora, vi ricordate cos'era successo nel precedente, l'ultimo video? Se vabbè, se non ve lo ricordate, ve lo dico io brevemente. In poche parole, non ce la feci ad andare, come ho sempre fatto, subito nella divisione successiva. Infatti, ero in D3 e, fra l'altro, per sfortuna e anche non bravura mia, non sono riuscito ad andare in divisione 2, come ho già detto, in maniera... in maniera diciamo come ho sempre fatto subito, cioè passi da quella divisione e vai direttamente senza dover rifare svariate volte in quella successiva. Ecco, questa volta è andata male. Infatti ho dovuto rifare la D3 e quello che vedrete praticamente è quello che è successo. Ovviamente non ho fatto come sempre che ho fatto la sorta di tra virgolette telecronaca in diretta live, come volete chiamarla voi, delle partite, perché altrimenti c'è, cioè, dove rifare tutto. E so, e anche per me, che l'osso poteva essere noiosa appunto per tutte e due. Quindi cosa ho fatto? Ho solamente messo i gol con i risultati finali delle partite e vediamo insieme. Tutto inizia così con la prima partita, gol di Tevez. Qua, questo è un bel gol, no? Poi fa due meniche. Vabbè, classiche esultanze brutte dei Menichi che non si possono vedere. E insomma, prima partita 2-0. Si va direttamente alla seconda. Edu Vargas, come sempre, tanto lo faccio solo scatti al portiere perché c'è piedi a ronco. Quindi, insomma, fa scatti al portiere 1-0. Poi Cabella, boom, qui c'ho avuto un culo rotto 2-0. Qui si va nel suo tempo e tocca a lui, di piglio go. Tra l'altro ne prendo un altro subito dopo e io ho detto va, questa la vado a pareggiare o perdi, invece meno male, poi la, tra virgolette, sono solamente a pareggiare. La si arriva alla terza partita, dopo 10 minuti faccio l'1-0 subito con Cabella che fa queste esultanze brutte. Subito dopo Vargas che come sempre scatta il portiere e fa gol, ma non importa niente perché fa gol 2-0. Sullo scadere del primo tempo questo gol fortunoso, sempre mi Cabella 3-0. Questa volta cambia esultanza, per fortuna. Insomma, secondo tempo, vince abbastanza culo, fortuna. Insomma, fa gol 3-1 al 76esimo. Qui Diego Lopez, ma perché Diego Lopez, proprio il Jones è per sé che fa queste entrate vigne all'avversario, insomma, rigore per loro. Allora, dopo 4 minuti che avevo preso il gol precedente, insomma, ho detto vai. Sta a vedere. Prendo gol, infatti, ho detto vai, qui c'ho la cavona, 3-2. Per fortuna la partita poi finisce sul 3-2, insomma. Finisce così. Qui decido di aprire un pacchetto, dovrei sdrammatizzare, sperare, non so, averci un po' di fortuna a trovare, perché no, magari un top, non dico top player, insomma qualcuno che comunque ci possa ricavare un po' di crediti, e invece sì, non è stato. Questo è il classico pacchetto di merda, e addirittura una mossa positiva penso al fatto della divisione dell'Alza, della divisa dell'Alza, insomma si va alla parte successiva. Secondo tempo, qui Higuaín segna 1-0, bene bene. Subito dopo Mertens 2-0. Qui Asamoah, non sa cosa fa. Fa lo stupido, non scherzo. Fa una specie di funambolo. Insomma, la passa poi a Mertens che la insacca di precisione. Insomma, 3-0. Partita successiva. Qui Mertens da Tevez. Pensavo fosse un fuorigioco, però ho tirato uguale. Invece no. Insomma, dopo 8 minuti 1-0. Carlitos. Boom. Dopo Marchisio è il suo turno. 2-0. 2-0, classiche esultanze, scivolate, spacca ginocchi. Insomma, ora però tocca a Luca Nagero, tira infatti 2-1. Io so garantire che il primo tiro ha fatto, insomma. Si va nel solo tempo, qui Tevez da nella difesa, la passa nel mezzo, Cerci, il piattone sinistro, rete. Alessione Cerci, 3-1. Anche lui, esultanza, la spacca ginocchi, scivolata. Ma non finisce qui, c'è tempo ancora per Mertens. Insomma, 4-1. Qui vabbè, ma la partita era decisa, che era l'81esimo. Insomma, finisce così 4-1, manca 5 partite, 13 punti. Poi successiva, lui, cioè Higuaín, boom, go, dopo 24 minuti 1-0. Tu vai, sta a vedere. Però non demordo, qui c'è Marchisio, qui c'è avuto un culo che fonte della palla su Meniche, fra l'altro non è più arrivato il cerchio, è stata una cosa istintiva, insomma, 1-1. Qui tocca a lui con Higuaín che prende il palo, però giustamente un po' di culo a me, un po' di culo a lui, palo va di nuovo in gol. Insomma, dopo punizione Tevez la mette lì, tira, ha avuto anche abbastanza fortuna, e insomma 2-2.
però non è finita perché ritocca a lui con Mertens, guarda questo culo lì, con Higuain 3-2. Cosa succede ora? Data posizione di Tevez, stessa posizione all'incirca, ci ritrova e boom, Tevez li ripurga 3-3. Insomma, finirà così? Ma che, insomma, e Meniche, vi, di prepotenza, ne sposta 2000, la butta nel mezzo, marchise di piatto, schiocchiti verso il 70esimo, va, detto, vai, vai che la vado a vincere. Invece qui Candreva, boom, non si sa cosa faccia Diego Lopez, insomma, va tra l'altro. 4 punti, sì, 4 punti, 14 punti, vado per te rimaste. Partita successiva, qui abbastanza fortunoso, gol di Royce, però può capitare, insomma, 1-0 per lui dopo 15 minuti. Sempre lui qui, rigore, rigore netto, ma io non avevo pigiato niente. Insomma, rigore netto, fallo di Chiellini su Suarez. E qui, vabbè, Suarez era sempre opponibile. Insomma, Diego Lopez prova a distrarre Royce, ma niente. 2-0 al 38esimo. Detto, insomma, qui si va nel secondo tempo. Piattone, se non sbaglio, è Cabellà di sinistro, gol. Però alla fine la partita finisce così, 2-1. Sempre 14 punti e partiti rimasti. Partita successiva, detto vai, inizia subito, sì, proviamo 6 ossa, oltre al titolo, dato che sono 3 partite, proviamo anche per la promozione, proviamo anche al titolo, dato che ci siamo, ci speravo, che vela, 1-1, 28esimo, vai, lui sapeva giocare comunque, giochicchiava abbastanza, ciononostante addirittura ritorna in vantaggio io, 2-1, con chi era? Higuain mi pare, insomma. Fatto sta, si arriva al 40esimo, lui sempre con Carlos Vela arriva a ripareggiarla. Però si arriva al secondo tempo, Vargas ne scarta come sempre, boom, 3-2. Ho detto attenzione, attenzione, forse ce la posso fare. Punizione Suarez, boom, e qui Diego Lopez fa questa special, ma non è una special, una grande cappellata. Qui come sempre ci fa vedere questa nuova tecnologia, che secondo me è fatta meglio, perché in realtà per quanto riguarda i gol cosiddetti fantasmi, comunque vabbè, qui era completamente dentro il pallone. E insomma 3-3, azione successiva dopo poco di Suarez, anche lì un tiro di normale, Diego Lopez era uscito, batte 3, ho detto che speriamo almeno di pareggiarla. Invece punizione all'87esimo di Neymar, Diego Lopez non ci arriva, buona punizione di Neymar, appunto 5-3. Partita che finisce, come vedrete, così, sempre a 14 punti, questa volta 2 partite rimaste, e ho detto via, uno sarà a fare la promozione, speriamo bene. Qui partita successiva al 61esimo, Dumbia 1-0, ho detto vai, no, ho detto no, almeno cerchiamo di pareggiarlo. Difatti una signora punizione di Tevez, ma ha permesso di pareggiare, vabbè, finisce 1-1, un po' parole, pareggio, nonostante mancassi 15 minuti. Insomma, quindi manca una partita, l'unica cosa da fare sono 3 punti. Come avete visto, rimane una partita nella quale devo fare assolutamente 3 punti, perché sia una sconfitta che un pareggio non mi possano permettere di andare in divisione 2. Ce la farò? Andiamo a giocarla insieme. Eccoci qua, la partita della verità, diciamo, no? Diciamo che con la partita che appunto inizierò tra poco, sperando che di trovare un avversario decente, possibilmente sia a livello di connessione che di qualità, si deciderà, diciamo, il futuro della squadra, dell'Atletico Livorno. Vedremo se appunto andremo in divisione 2 o rimarremo ancora una volta in divisione 3. Comunque, iniziamo. Eccolo qua. Prossimo avversario. Mi sono fidato su giocare in casa, quindi vediamo un po'. Ma dai, ma è possibile? Ma che squadre siamo trovati tutte le volte? Iniziamo. Attenzione Ramirez, prova il tiro, Andanovic c'è. Attenzione Cabellà, Cabellà, tira! Cabellà! Andiamo nel primo tempo! 1-0, Atletico Livorno, porta in vantaggio la squadra Remy Cabellà. Attenzione, Candreva, rete! Antonio Candreva, subito
Mamma mia, ragazzi. Ma ancora. Taccione. Taccione Candreva. Candreva. L'hai visto? Ma Carlitos, no! Buona. Aio! Higuain! No! Ancora! No! Madonna, buona! Attenzione! E Sharawi! No! Ma chi è? Pietro! È Pietro Scheck, che importa? Attenzione, e Sharawi! E Sharawi! E Sharawi! Mamma mia, cosa avevo provato! Attenzione! Stefano! Stefano! 3-0! Allo scadere! E andiamone! Stefano e Sharawi! Bello di... Alla fine del primo tempo! Attenzione! Attenzione! Dopo aver preso il terzo gol, probabilmente il nostro avversario si è ritirato. 9.152 crediti, quindi 18 punti e ce ne andiamo di 2 e andiamone, e andiamone, bello di... Boh, a parte che c'è una caona immensa, dietro a vedere la faccia, se devi perdo, prendo le per giostrine o se no perdo all'ultimo. Invece no, è andata bene. Meno male, andiamo subito in D2 da Belto, divisione 2. Via ragazzi, l'episodio finisce qua, appunto, e meno male ce l'ho fatta subito alla, diciamo, seconda chance, ovvero nel fatto che non c'è stato bisogno di dover rifare per 2000 volte la divisione 3 per poter andare appunto in D2 e niente. Andiamo così e ci rivediamo subito al prossimo video con l'inizio della D2. Non so se ci saranno cambiamenti o se aprirò qualche pacchetto, non lo so, vedremo, perché qualche credito per poter comprare qualche new entry c'è. Insomma, si vedrà un po', cioè lo vedrò io e lo vedrete voi, se nel caso, nel prossimo video con l'inizio della D2 e forse, ripeto, e forse non solo. Vabbè, detto questo vi ricordo di mettere, se volete, mi piace, di condividere il video, ma soprattutto ricordatevi di iscrivervi al canale, così rimanete aggiornati. Va bene? Via. Ciao a tutti, ci vediamo al prossimo video. Ciao.